Buonasera a tutti. Benvenuti all'ultimo incontro del Focus del lunedì, l'appuntamento della nostra rassegna dedicato al commento e all'approfondimento di un fatto di stretta attualità. Con me in studio stasera c'è Federica Fenili, storica volontaria di Montefedi, che ringrazio di cuore per essere qua con me. Siamo giunti al termine di questa sezione, a cui hanno preso parte nomi illustri del giornalismo italiano. Abbiamo iniziato più di 2 mesi fa con Michele Serra, poi abbiamo avuto Luca Ricolfi, Bianca Berlinguer, Marco da Milano, Ezio Mauro, Ferruccio De Bortoli, Mario Calabresi, Ritanna Armeni e settimana scorsa, per commentare le elezioni americane, Oliviero Bergamini, il nostro Oliviero Bergamini, perché sapete che è bergamasco. Mezz'ora ogni lunedì di grande qualità, durante il quale noi abbiamo cercato di uscire dalla cronaca per raccontare la storia, inoltrarci nella complessità delle notizie, cogliendo le coordinate e le direttrici. Distinguere la cronaca dalla storia era uno dei nostri obiettivi e pensiamo di averlo raggiunto. Siamo felici, felicissimi di terminare il Focus del lunedì con una delle giornaliste che stimiamo di più. È la prima volta che approda a Montefedi e siamo davvero contenti. Benvenuta a Giovanna Bottieri. Ben Ciao, arrivata. buonasera a tutti. Grazie, grazie. Giovanna Bottieri, appunto, ho detto io e Federica siamo molto contenti che abbia accettato il nostro invito. Credo che sia una giornalista con un'esperienza internazionale che pochi possono mostrare, esibire. Nata a Trieste, lei ha cominciato a lavorare alla sede RAI di Trieste e poi di fatto da inviata speciale è stata e ha seguito alcuni tra i più importanti avvenimenti internazionali, a cominciare dal crollo dell'Unione Sovietica e poi dalla guerra balcanica, di fatto dalla guerra nell'ex Jugoslavia. È nella Sarajevo assediata che lei con Miran Hrovatin filma l'incendio alla Biblioteca Nazionale, la strage del pane, il massacro di Markale, che vuol dire mercato in bosniaco, quei bombardamenti sul mercato nel centro storico di Sarajevo che colpiscono e uccidono decine di civili e ne feriscono centinaia. Di fatto poi lei di fatto seguirà il G8 a Genova nel 2001 e poi sarà in Afghanistan, sarà poi in Afghanistan, starà fino al rovesciamento del regime talebano e poi per il TG2 e il TG3 sarà in Iraq, prima e durante la seconda guerra del Golfo. Assieme a Guido Cravero ha filmato in esclusiva mondiale sia i bombardamenti, l'inizio dei bombardamenti su Baghdad che l'arrivo delle truppe americane nella capitale irachena. Per 3 anni è stata, che dire, ha condotto l'edizione delle 19 del TG3. Poi è partita come corrispondente, dove è andata a Washington. Di fatto è partita nel 2007 ed è rimasta a Washington, a seguire appunto la sede RAI negli Stati Uniti. Vedete, ha seguito anche la campagna di Obama. Negli Stati Uniti, Giovanna Bottieri è stata dal 2007 al 2019. Il 1 agosto del 2019 è partita per Pechino e lei si è trovata incredibilmente a raccontare quella che all'inizio pareva, che dire, una diffusione di un virus che poi sarebbe presto rientrato e che poi invece è diventata una pandemia. E lei da lì ha raccontato quello che pochi riuscivano a fare. E grandissima giornalista, sapete che quest'anno le è stato conferito il Premio Internazionale di Giornalismo, il Premio Ischia, che è un premio prestigioso. Noi siamo davvero molto, molto felici, perché con Giovanna Bottieri stasera noi non commenteremo tanto un fatto, un episodio, ma di fatto ci addentreremo nella sua esperienza di giornalista che ha raccontato il mondo, perché questa è la vicenda di Giovanna Bottieri. Dopo aver analizzato gli eventi delle scorse settimane, abbiamo deciso di offrire al pubblico di Montefedi, a tutti coloro che ci seguono da casa, uno sguardo globale e internazionale con un taglio autobiografico. Nei tantissimi paesi che Giovanna Bottieri ha incrociato nella sua vita, lei non solo ha narrato, ma ha vissuto esperienze drammatiche, esaltanti al tempo stesso.
In 30 anni il giornalismo è cambiato, ha mutato identità, ma resta sempre la vocazione del raccontare la verità, di guardare il mondo dalla parte di quelli che spesso il mondo lo subiscono. E a noi pare che Giovanna Botteri l'abbia fatto nel migliore dei modi, quindi siamo davvero onorati di finire questa sezione con questa serata di grande respiro e di narrazione, di racconto. E direi che possiamo iniziare e vorrei iniziare io proprio con una curiosità che ho spesso avuto. Martedì noi abbiamo avuto con noi Cristina Cattaneo, non so se la conosce, l'anatomopatologa che di fatto lei si è messa a lavorare sui corpi naufragati nel Mediterraneo. Lei ha cercato di dare dignità, nome, storia. Vedete, questo è il suo libro, Naufraghi senza volto, dare un nome alle vittime del Mediterraneo. Ecco, nella sua testimonianza, che è stata dolorosa, dolorosissima, ma anche comunque carica di passione per la vita, incredibilmente segnata da questa passione per la vita, Cristina Cattaneo ci ha detto che non è possibile porre barriere tra la propria vita personale e la propria professione. E noi pensiamo che fare la giornalista, in un certo qual modo, è una vocazione che coinvolge la propria vita su più strati, anche solo le vicende, i mondi, le storie che lei ha incontrato e che ha attraversato. Lei spesso si è trovata in situazioni gratificanti, altre volte ha vissuto dei fallimenti e disperazioni. Ecco la domanda la curiosità che ho, in che modo lei ha potuto gestire le emozioni, spesso contrastanti, provenienti dal suo lavoro. In che modo nella sua vita porta i segni della grande storia vissuta e narrata sul campo? Allora, ha ragione la collega anatomopatologa, perché? Perché è importante distinguere tra professione, vita privata e professionalità. Io sono convinta che ogni lavoro va fatto con grande professionalità, con competenza, con lucidità, con amore, con onestà e con attitudine giusta a quello che devi fare. Io faccio la giornalista e il mio lavoro è quello di raccontare le storie degli altri, che molto spesso sono altri lontani da noi, per storia, per situazione sociale, religiosa, per cultura, per tradizione. Molto spesso sono altri senza voce, ma non per questo senza storia o senza nome. Per raccontare le storie bisogna dare il meglio di se stessi. Io ho cominciato a capire che mi piaceva raccontare storie a scuola alle elementari, a scuola alle medie, e al liceo ho capito che dovevo studiare il più possibile. Per riuscire a realizzare questo mio sogno. Dovevo studiare, dovevo essere brava, avevo bisogno, no, di studiare la geografia e la storia, l'italiano, la sintassi, insomma tutto quello che poteva aiutarmi, leggere una montagna di libri. E il problema è che raccontare le storie, significa raccontare le persone, significa incrociare le storie delle persone, significa avvicinarsi, significa prendere quello che le persone sono. Kapuscinski diceva: noi siamo come dei ladri, no? Andiamo in giro per rubare le storie e l'anima delle persone e quasi sempre non lasciamo loro niente. Terzani, che è un altro giornalista scrittore che amo molto, diceva che invece con loro, con le storie che raccontiamo, resta sempre un pezzetto della nostra anima. Questo per far capire quanto anche la professionalità nel raccontare storie non possa prescindere
dal tuo coinvolgimento, dalla tua vita, quanto tu non possa attraversare la guerra senza che gli schizzi di morte, di orrore della guerra finiscano per ricadere su di te, quanto tu non possa attraversare il dolore degli altri, raccontare il dolore, la paura degli altri, senza che questo non ti rimanga addosso come un incubo, no? Che esce fuori la notte. O come un odore che ti resta anche quando sei lontano mille miglia. E in questo senso la dottoressa ha ragione. È impossibile raccordare e avvicinarsi agli altri senza, nello stesso tempo, dare un pezzetto della propria anima, dare e ricevere pezzetti di anima, pezzetti di amore, pezzetti, di vita. E in qualche modo raccontare la storia degli altri e anche raccontare l'incontro che hai con gli altri, con le loro difficoltà, perché parli degli altri e parli probabilmente in qualche modo anche di te stesso, no? Io ho cominciato la prima esperienza professionale importante, è stata nella ex Jugoslavia, la guerra della ex Jugoslavia, che era la guerra alle porte di casa mia, in un paese che io conoscevo benissimo, conoscevo quel paese in pace. E come fai a raccontare la guerra in un paese che ti appartiene anche per legami familiari, che conosci così bene, dove hai passato delle vacanze meravigliose? Come fai a raccontare quella guerra che in qualche modo ha colpito te, ha colpito i tuoi ricordi, ha colpito la gente che conoscevi. Come fai, a raccontare la guerra senza raccontare quello che la guerra significa per te? Come fai, a raccontare quello che i tuoi occhi vedono senza dire cosa c'è dietro quei tuoi occhi? Quindi è inevitabile che in questo racconto di storie, in questi incontri, ci sia un po' di te, ed è inevitabile che questo diventi parte della tua vita. Io credo, per esempio, a me sempre hanno chiesto, quando ho cominciato a fare l'inviata di guerra, facevano una domanda che nessuno agli inviati maschi, no? Quelli della grande tradizione, aveva mai fatto. Ma come fa una donna, una mamma, lasciare dei figli? Io credo che la nascita di mia figlia mi abbia dato una forza e una capacità di leggere negli occhi delle altre madri, di essere capace di raccontare, quel pezzo di guerra che era stato raccontato molto poco e molto male, no? Noi siamo abituati alle guerre dei film, alle guerre dei grandi racconti, soldati, battaglie. Eravamo molto poco abituati a quella che è la guerra reale, quella che vivono i civili, cioè chi la guerra non la fa, ma la subisce. Le donne, le mamme, i bambini, i vecchi che restano nelle case sotto i bombardamenti, senza magari uscire per comprarsi da mangiare, senza sapere, i maschi di casa se torneranno o non torneranno mai, con la paura, che arrivi un esercito nemico, che ti prenda, la violenza. Voglio dire, quella guerra là. E tu quella guerra come fai a raccontarla se non sei a tua volta, madre, se non sai cosa vuol dire stare in una casa, prendere il cibo, cucinare, per i tuoi figli, temere per loro? E quindi è assolutamente inevitabile che, ci sia uno scambio continuo tra la tua vita e la vita degli altri che incontri e che racconti. Ed è assolutamente inevitabile che tutto questo non scivoli su di te, non possa assolutamente mai scivolare, su di te. Ti resta nel bene e nel male del dolore, della paura, e nel bene perché forse questo può fare di noi delle persone migliori. Io ricordo durante la guerra, in Kosovo, vidi davvero delle cose
spaventose, spaventose che non si possono nemmeno raccontare, che non si possono, delle cose che fanno paura, no? E quando improvvisamente scopri il male assoluto, che è qualcosa di letterario, no? Quando leggi e poi improvvisamente lo vedi, è come se ti aprissi sul buio, sul buio del cuore umano, qualcosa di terribile. E chiamai disperata mio papà perché avevo bisogno di sentirlo e mi ricorderò sempre che mio padre mi disse, tu sei in una situazione particolare in cui capisci cos'è il bene e cos'è il male, ma ricordati che sempre, sempre noi scegliamo fra il bene e il male. Siamo sempre chiamati a scegliere fra il bene e il male. E quindi credo che anche questo elemento sia importante, no? Nella guerra è in qualche modo evidente, perché è più brutale, arrivi con brutalità all'essenza delle cose, ma quella scelta tra bene e male, che qualche volta è difficile perché costa sacrificio, costa fatica, costa una strada molto più lunga e forse la grande lezione degli eventi straordinari, no? In cui tutto sembra più chiaro, ma è qualcosa che è alla base del nostro vivere Chiaro, quotidiano. chiaro. Dottoressa Botteri, il suo percorso professionale è stato riconosciuto da premi e onorificenze. Lei è stata nominata nel 2003 Cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Daniela ha citato prima il premio Ischia come giornalista dell'anno, ma anche la sua città, Trieste, le ha conferito un importante riconoscimento per aver rappresentato Trieste nel mondo. Questa città che ha dato apporti culturali fondamentali per la storia del Novecento, una città italianissima ma di confine, da sempre considerata una porta europea verso i Balcani, ha in qualche modo avuto un'influenza nel suo percorso professionale internazionale? Assolutamente. E vivere in una città di confine significa già vivere, essere nati su un confine, cioè in qualche modo guardare da una parte e dall'altra, capire che ci sono due realtà, capire che ci sono due mondi, capire che ci sono due mondi che possono essere in conflitto e capire nello stesso tempo che invece sono incredibilmente e straordinariamente simili. Trieste ha un altro elemento, come raccontava Joyce, che abbiamo appena visto inquadrato sul ponte del canale a Trieste, la statua di Joyce in bronzo, e quel mare, e quel mare ti dà il senso dell'infinito, della profondità, anche quando vivi in una città triste, una città piccola. Però tu nasci vedendo quell'orizzonte e sapendo che al di là di quell'orizzonte, come sognava Ulisse, c'è il mondo, c'è il resto di quello che non conosci e di quello che non sai. Quindi vivere a Trieste è una cosa che ti segna perché sei ai confini dell'impero, ti segna perché sai che il mare potrebbe portarti da qualsiasi parte, evidentemente ti segna anche perché tutta quella bora siamo tutti decisamente un poco matti e comunque mai con i capelli a posto. Grazie. Lei appunto ha raccontato, descritto e vissuto proprio in prima linea contesti di guerra molto difficili. C'è un episodio di questi che l'ha particolarmente colpita e segnata come giornalista e come donna? Ci sono migliaia, migliaia, migliaia di episodi. Io devo dire, mi ha molto colpito la prima esperienza professionale forte, dicevo, è stata quella dell'ex Jugoslavia, scendendo, no? La guerra è cominciata in Slovenia, poi in Croazia, Vukovar, poi in Bosnia, Sarajevo. E io avevo appena avuto, erano successe due cose molto importanti nella mia vita. Avevo appena avuto Sara e mia mamma se n'era appena andata. E andare in una terra dove c'è la guerra significa che tu condividi con le persone senza parlare, senza dover comunicare o spiegare
questo, da una parte questo senso di lutto, di perdita forte che ognuno ha, che ognuno condivide con te soltanto con uno sguardo, senza doversi parlare. E allo stesso tempo questo senso di attaccamento alla vita, perché è giusto attaccarsi alla vita ed è giusto costruire la vita e il futuro di pace per i nostri figli. Quindi per me è stata un'esperienza incredibile perché quella realtà che ho trovato, che è stata una realtà incredibile, molto dura. Io ero proprio agli inizi, una pischella assoluta, e quando Curzi mi mandò e mi disse semplicemente vai, raccontami quello che vedi. E in realtà qualcosa che mi ha insegnato a vivere. Mi ha insegnato a vivere il lutto terribile per la perdita di mia madre, mi ha insegnato a vivere l'impegno e la responsabilità incredibile di essere madre, mi ha insegnato a essere un adulto, probabilmente sono cresciuta, sono dovuta, come tutti quelli che vivono la guerra, sono costretti a crescere, no? Molto in fretta, a capire molto in fretta. Quindi sono migliaia di episodi, donne come me che hanno reagito con forza e con coraggio, e con forza e con coraggio quotidiano, ogni giorno, perché il coraggio e l'eroismo è quello quotidiano che nessuno vede, è quello silenzioso, discreto. E quello che fa sì che tu sia una corona, una forza per gli altri. Io ricordo a Sarajevo queste donne che vivevano sotto i bombardamenti, davvero in una situazione spaventosa, terribile, e che erano sempre bellissime. L'occhio era sempre meraviglioso e loro erano sempre bellissime. Una storia di resilienza, di coraggio che è una lezione. So, mi ricordo le mamme a Baghdad che mi raccontavano che davano ai figli i sonniferi assieme al cibo perché avevano paura che avessero troppa voglia di uscire in cortile a giocare a calcio, e andare in cortile a giocare a calcio voleva dire rischiare di morire per le schegge delle granate e dei bombardamenti. Ci sono immagini, ci sono storie che non ti abbandonano mai. Mi ricordo in una casa dove c'era appena stato un bombardamento, dove erano morti tutti, avevo ritrovato tra le macerie la cassetta della sirenetta, che era una cassetta che guardavo sempre con mia figlia in quel momento. E ti dà l'idea di come sia, no? Di come sia la vita e di come siano i valori della vita. Cioè, tutto il resto, tutta una serie di cose che magari ci preoccupiamo, sono assolutamente ininfluenti, non contano assolutamente niente. Ci sono due o tre cose fondamentali della vita e quelle contano, e quelle sono forti. E quello fa nello stesso tempo di te una persona che appartiene al mondo, perché quella casa lontana, in un paese lontano, aveva quella stessa. Lo stesso momento, no? Di tenerezza, di intimità, di familiarità che avevo io nella mia casa. Certo, e dalle fatiche della guerra raccontare invece contesti diversi, Stati Uniti appunto e la Cina. Come cambia il modo di raccontare e farsi capire dal pubblico quando si passa da contesti specifici come quelli della guerra a descrivere invece la complessità di grandi paesi appunto come Stati Uniti e Cina? Cambia tutto, cambia assolutamente tutto. Tra l'altro, io sono stata mandata corrispondente agli Stati Uniti come una sorta di premio dopo gli anni che avevo fatto come corrispondente di guerra. Cambia tutto, cambia il tuo modo di lavorare, cambia il tuo modo di approcciarsi. Gli Stati Uniti sono un paese che noi conosciamo anche senza esserci mai stato. Hai talmente visto tanti film, tanti telefilm, sentito tutta quella musica, letto tutti quei libri, che ogni angolo d'America in qualche modo lo conosci, ti appartiene ed è già stato raccontato. Quindi negli Stati Uniti è un approccio completamente diverso, un paese grandissimo. Incredibilmente difficile da capire.
Io ho viaggiato molto negli Stati Uniti, davvero molto, e più viaggiavo e più conoscevo il paese, meno mi sembrava di capirlo, e di conoscerlo. Ho visto il paese delle grandi speranze in cui, la gente ha fatto la fila sotto il freddo e sotto la pioggia per eleggere il primo presidente afroamericano, i giovani, le donne, e con questo grande momento di speranza e di unione del paese. Ho visto il paese dividersi e scontrarsi con l'elezione e dopo l'elezione di Donald Trump. E un altro racconto più corale e in qualche modo dal punto di vista professionale anche molto più difficile forse da fare. Adesso non tocca più a me fare le domande perché come Acri di Bergamo, oltre all'organizzazione di questa rassegna, ci siamo cimentati in una piccola iniziativa editoriale da un paio d'anni a questa parte. È una piccola rivista, Babel, che cerca di descrivere come sta cambiando la nostra città grazie ai nuovi cittadini che la abitano e alle loro tradizioni culturali e religiose. Ci sono tre giovani giornalisti che collaborano appunto alla stesura di questa rivista e sono loro adesso a farle le domande. La prima è quella di Valeria Di Gaetano. Si dice spesso che la libertà di informazione e quindi il giornalismo che di questa libertà vive e che contribuisce anche a tutelarla sia un po' il cane da guardia della democrazia. Lo dice spesso, ad esempio, la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Ora però noi sappiamo che il ruolo del giornalista non è altrettanto tutelato in tutti i paesi. In particolare a lei è capitato di lavorare in contesti, nei quali sicuramente esso non lo è. Io mi chiedevo se nel corso appunto di queste sue esperienze abbia potuto constatare un po' sulla propria pelle anche il pericolo dell'essere giornalista in determinati contesti, oppure se comunque in qualche modo il contesto prevalentemente internazionale in cui ha lavorato l'abbia fatta sentire tutelata. Allora, assolutamente questo è. Io sono convinta che il giornalismo e l'informazione siano un pilastro della democrazia, soprattutto quella attitudine a criticare il potere, di qualsiasi potere si tratti, a fare il cane da guardia sul rispetto, dei diritti e delle libertà individuali, e di gruppo. È evidente che i giornalisti non sono ben visti, non sono ben visti da nessuna parte, no? Diceva durante la guerra del Vietnam il presidente Johnson diceva che i giornalisti erano il braccio legato dietro la schiena, no? Quello che impediva a quel braccio di uccidere e di colpire. Io continuo a pensare che noi siamo il braccio legato dietro la schiena, quello che può fermare con la propria denuncia, con quell'essere voce di chi non ha voce, nello smascherare gli intrighi, le ingiustizie, le violenze, le sopraffazioni. È altrettanto evidente che questo non piace a nessun tipo di potere, che sia dittatura o che sia democrazia. Questo deve essere molto chiaro. È ovvio che in un paese democratico come gli Stati Uniti, il presidente Trump detesta i giornalisti, sbuffa contro i giornalisti, ma non riesce a metterli in prigione come fanno altri regimi, come quello turco, come quello cinese, o farli ammazzare, come è avvenuto in Russia o in Arabia Saudita. Ma credo che sia per noi una sorta di. Abbiamo cominciato dicendo che era una missione, no? Anche il giornalismo. Sicuramente lo è in questo senso, sicuramente deve essere in questo senso. Noi abbiamo il dovere di raccontare le storie, e nel raccontare le storie noi raccontiamo un pezzo di mondo, un pezzo di verità, un pezzo di ingiustizia, un pezzo di violenza che non ha giustificazione, che non ha assolutamente diritto ad esistere. È successo più volte, abbiamo avuto
Durante la guerra nell'ex Jugoslavia sono stati uccisi qualcosa come 60 giornalisti. 60 giornalisti perché? Perché il giornalista testimoniava, raccontava e questo non andava bene. In Cina sono stati espulsi moltissimi colleghi. In Iraq e sui fronti di guerra sono stati uccisi i giornalisti. Io arrivo da una terra che è la stessa terra di Miran Hrovatin, che è stato ucciso, Mogadiscio, Lucchetta e gli altri che sono stati uccisi a Mostar in Bosnia mentre cercavano di proteggere un bambino che stavano filmando, la teria di Regeni, insomma, abbiamo tante storie terribili di giornalisti che sono morti per continuare a raccontare, per far sì che le voci non fossero messe a tacere e che si continuasse a sapere quello che accadeva. Ora passiamo alla domanda di Marta Ribul. Buonasera, dottoressa Botteri. Prima di porgere la mia domanda, parto con una citazione del grande Kapuscinski, il quale scrisse: un buon giornalista è colui che sa fare a meno delle mediazioni ufficiali e sa raccogliere le notizie direttamente dalla fonte principale, che sono gli altri, ossia il popolo. Questa affermazione venne utilizzata come premessa per una domanda a lei rivolta durante un'intervista nel 2004, quando ancora lavorava come inviata RAI in Afghanistan e in Iraq, a proposito del buon giornalista, in particolar modo in un'epoca ormai 20 anni fa, quando iniziarono a diffondersi notizie false e manipolate che in qualche modo avrebbero potuto inficiare un'informazione di qualità. A quasi 20 anni di distanza, quando ormai viviamo in un contesto di esplosione mediatica dell'informazione, le chiedo quindi se possa, a partire dalla sua esperienza, fornirci un decalogo del buon giornalismo. Per lei, 20 anni fa come oggi, che cosa significa essere una buona giornalista e è possibile, e se sì, in che modo, sopravvivere e distinguersi all'interno di un contesto in cui purtroppo spesso le fake news sembrano prevalere? Grazie. Mi avevano fatto quella domanda, sì, era il 2003-2004 e io avevo risposto con un esempio. Era il 2003, c'erano i bombardamenti su Baghdad e Al Jazeera aveva dato la notizia che l'ospedale pediatrico era stato bombardato ed erano stati colpiti i bambini nelle incubatrici. Noi siamo con Guido Cravero, siamo corsi immediatamente ed abbiamo scoperto che l'ospedale pediatrico era stato abbandonato da più di 3 mesi, che non c'era nessuno e che quindi non c'era stato nessun bombardamento, non c'era stato nessun bambino in incubatrice colpito e quella era una fake news, propaganda. Il problema qual è? È che a 17 anni di distanza e le fake news continuano a proliferare con questa nuova piattaforma che è ancora più difficile da raggiungere e che è la piattaforma online. Prolificano milioni, miliardi di fake news ed è purtroppo ormai impossibile andare a fare quello che noi abbiamo fatto allora. Cioè verificare di persona se era vero o se era falso. Perché una cosa in epoca di fake news, io vorrei che fosse molto chiaro e molto preciso. Non è vero che dipende tutto dai punti di vista, no. Cioè una cosa o è vera o è falsa. Non è il punto di vista, o è vera o è falsa. Quell'ospedale non era stato abbandonato da 3 mesi, non c'era nessuno dentro e la notizia era falsa. Quindi è importante questo perché poi in questo immenso magma, no, di notizie da cui siamo travolti, che arrivano da ogni parte, sembra che sia vero tutto il contrario di tutto. Non è così, non è così. C'è una strada e una verità ed è quella che il buon giornalista
deve raggiungere, deve guardare, deve salvaguardare, facendo addirittura scudo con il proprio corpo qualche volta, o comunque con la propria professionalità e il proprio lavoro. E è molto difficile, soprattutto in questo momento, no? Con la pandemia è difficile spostarsi, è difficile, come diceva Kapuscinski, andare dalle persone, incontrare dalle persone, sentire dalla loro voce la loro storia, la loro versione, ma quello deve comunque restare sempre il nostro unico obiettivo. Certo, purtroppo ci dobbiamo, la serata volge al termine, quindi concludiamo con un'ultima domanda, anche se staremo a ascoltarla per ore, quindi dottoressa Botteri ci deve proprio promettere di tornare in qualche modo. Lancio l'ultima domanda di Raffaele a Vagliano. Buonasera al pubblico di Molte Fedi e buonasera a Giovanna Botteri. Le chiedo, lei che è stata corrispondente sia dagli Stati Uniti che dalla Cina, qual è lo sguardo che hanno oggi queste due superpotenze verso di noi europei? Cioè, siamo dei partner commerciali, degli alleati strategici, della terra di conquista, un gruppo di nazioni piccole e litigiose tra di loro? Al di là delle dichiarazioni ufficiali che possono fare, come ci vedono cinesi e americani? È molto diverso il livello di percezione, no? Dell'Europa a seconda di chi hai di fronte. A livello di opinione pubblica bassa, devo dire che sia negli Stati Uniti che in Cina l'Italia ha un grandissimo credito. L'Italia è il paese dove tutti vorrebbero venire, l'Italia è il paese dove tutti sognano di stare perché è il paese in cui ti immagini che la vita sia meravigliosa, che si mangi benissimo, che si beva benissimo, dove sono tutti eleganti, con i vestiti firmati e con lo stile italiano. Quando poi sali, c'è un problema rispetto a noi di credibilità. Gli italiani sono meravigliosi, ma non hanno a livello internazionale quella credibilità che ha, per esempio, un paese come la Germania. E volutamente parlo di Italia, di Germania e non di Europa, perché per gli Stati Uniti e per la Cina non esiste l'Europa, o vorrebbero non esistesse. Sono due superpotenze che puntano alla disgregazione dell'Europa, Trump l'ha detto in modo anche molto aperto, perché la superpotenza riesce ad imporre la sua legge, no? Quando si parla di economia, di dazi, di import e di export, in modo molto più facile con un singolo paese europeo che con l'Europa intera. Obiettivo della Casa Bianca di Trump è stata la disgregazione europea, non a caso hanno appoggiato la Brexit. Obiettivo di Putin è stata, no, è tutta la montagna di hacker e fake news, è stata la disgregazione europea. E anche la Cina in qualche modo tratta con i paesi e non l'Europa. Perché come ci vedono dalla Cina e degli Stati Uniti. Ci vedono deboli finché siamo divisi e pericolosamente forti finché riusciamo a restare uniti. Il messaggio che io ho colto in questi anni tanti passati negli Stati Uniti e poi questo anno della Cina è qualcosa di un attaccamento molto forte alla mia identità italiana ed europea, perché l'Europa è diventata in questo momento un baluardo non solo di democrazia, ma di rispetto dei diritti, rispetto dell'ambiente e credo che con tutte le difficoltà e con tutte le contraddizioni che l'Europa ha e che
al suo interno ha tra paesi che non condividono e che magari vorrebbero una linea diversa, in questo momento l'Europa per il mondo rappresenta un'ultima trincea. Lo rappresenta per gli Stati Uniti e per la Cina. Non può più essere terra di conquista, deve essere partner di confronto politico, geopolitico, economico, finanziario. Ma deve essere un partner per il confronto anche sui diritti, la libertà di pensiero e il rispetto delle diversità. Grazie, grazie davvero dottoressa Botteri, è stato un piacere. Mentre l'ascoltavo mi tornava alla mente il titolo di l'abbiamo citato più volte, questo grande giornalista e reporter di fama internazionale polacco, morto a Varsavia, ormai già 13 anni fa, Kapuscinski, un libro pubblicato da EO, Considerazioni sul buon giornalismo, il titolo era Il cinico non è adatto a questo mestiere. E ascoltandola, appunto, io ho visto una donna appassionata, una donna schierata di parte, appassionata, competente, che a un certo momento le ha detto essere senza voce non significa essere senza nome, senza dignità. Io credo che il compito di giornalisti come lei sono davvero quello del dare voce, del dare dignità. Quando ancora il grande Kapuscinski diceva che la minima speranza nel mondo c'è e che qualcosa possa cambiare solo se e nel mondo la gente sa il motivo per cui in una frazione dimenticata di un villaggio africano si combatte e si muore ogni giorno. Quindi io credo che la vocazione del giornalismo è anche la vocazione davvero di consegnarci una terra migliore, una terra diversa, una terra più umana, no? E il restare umani a me pare che sia davvero un imperativo che vale dappertutto e vale soprattutto in questo tempo. Quindi ci ha fatto un grandissimo regalo. Dottoressa Botteri, e noi l'ha detto bene Federica, le rinnovo l'invito, Molte Fedi, questa grande carovana che da 13 anni le ACLI organizzano, ci piacerebbe un anno averla con noi. Quindi grazie comunque per essere stata qua con noi. Allora, grazie a voi, grazie a tutti, un abbraccio a tutti e mi raccomando, tenete duro, state attenti, bisogna passare questo inverno, eh? Poi la primavera ci risentiremo in primavera con più speranze, mi raccomando, tenete duro. Ciao. Grazie, Grazie grazie, davvero. grazie di cuore, grazie. Direi una magnifica serata, credo una conclusione degna di questa sezione e davvero di grande, grande profilo. Io ringrazio di cuore Federica, ringrazio Valeria, Marta, Raffaele per le loro domande. E ricordo gli appuntamenti ultimi della settimana. Noi venerdì avremo Silvano Petrosino, Biancaneve e i Sette Nani. È l'ultima delle tre lezioni che lui ha fatto sulle fiabe e lezioni riservate ai possessori della card, quindi venerdì sera. Sabato mattina alle 8 del mattino il secondo incontro dei tre di Don Davide Rota sul libro di Giobbe, il dolore, e sul tema del dolore, il mistero del dolore innocente, grandi domande che da sempre agitano il cuore dell'uomo. E lunedì inizia l'ultima fase di Molte Fedi. Saranno tre lunedì consecutivi dalle 20:45 alle 21:30. Guardate qua il volantino, ci fermiamo un attimo. Lunedì prossimo avremo con noi Chiara Giaccardi e Mauro Magatti che hanno scritto un libro molto bello per il Mulino, Nella fine l'inizio. E poi vedete, il 30 novembre avremo questo vescovo che forse è conosciuto da pochi, ma un grande vescovo, Monsignor Derio Olivero. Ha vissuto, ha attraversato la malattia, il Covid, è stato ricoverato, che dire, per un certo momento si è anche temuto per la sua vita e ha scritto parole di grande sapienza e proprio in questi giorni, insieme lui è vescovo a Pinerolo, dove c'è la comunità valdese più numerosa d'Italia, con la comunità valdese e la comunità cattolica hanno fatto un documento congiunto in ordine alla partecipazione alla Santa Cena per i Valdesi e all'Eucaristia per i cattolici, invitando appunto gli uni gli altri a non andare, ma ci faremo raccontare questa vicenda da lui lunedì 30
novembre. Vedete che lunedì 7 dicembre Nicoletta Dentico e Vandana Shiva, il volto oscuro della filantropia globale. Gli ultimi tre appuntamenti live, quindi il 23, il 30, il 7 dicembre, il lunedì sera dalle 20.45 alle 21.30, 45 minuti. E davvero finiamo, permettete che io finisca ringraziando voi, siete in tantissimi, grazie, vedete in sovraimpressione, passato adesso il nostro sito, perché da lì voi potete guardare tutti gli appuntamenti che noi finora abbiamo mandato in onda, quindi c'è tutto, quindi entrate nel sito e potete guardarvi tranquillamente tutto. Io ringrazio di cuore voi, ringrazio l'Eco di Bergamo che ha reso possibile quest'anno in questo modo inedito il raccontare Molte Fedi, e ringrazio i sottoscrittori della CART. Senza la CART noi non avremmo potuto avere e dare inizio e realizzare questa edizione. Quindi ringrazio gli amici tantissimi, voi che ci scrivete in tanti oggi, un po' perché stiamo andando verso la fine, mi sono arrivati moltissimi messaggi, ma davvero decine e decine. Ne ho preso uno, ce l'ha scritto Silvana che dice così, ve lo leggo, dice: grazie davvero moltissimo per le tante opportunità che avete offerto nonostante la precaria situazione in cui viviamo. Opportunità di ascoltare persone intelligenti, colte, informate e soprattutto pensanti e umane, che fanno sentire più fiduciosi e più in pace col mondo. Hanno lenito lo sconforto e l'irritazione e anche la rabbia che molto spesso mi assalgono quando sento le stupidaggini che girano e quando percepisco arroganza e ignoranza ben mescolate. Ho apprezzato molto. Un forte abbraccio a tutti voi. Forte abbraccio a te Silvana e a ciascuno di voi che davvero con perseveranza e con passione ci avete seguito. Grazie e buona serata.